Caterina Bosetti da pochi giorni di nuovo a Modena, insomma comincia una nuova stagione, comincia una stagione che riparte da quei 5.000 del Palapanini e da quella finale scudetto persa. Sì, ripartiamo da lì per migliorarci, perché alla fine quando arrivano sconfitte toste da buttare giù, perché alla fine per me personalmente è stata davvero una delusione alla fine. Però siamo cariche per fare una buona stagione e andare a prendere quello che già meritavamo l'anno scorso. La società vi chiede tanto, vi chiede di fare quell'ultimo passo che lo scorso anno è mancato. Beh, alla fine è normale che una società punta su di noi e chiede tanto. Penso che ognuno di noi voglia arrivare fino in fondo e arrivare a sognare ancora un'altra volta. Parte sabato al Palapanini, si parte già con un ostacolo molto alto da superare, Scandicci. Sì, sicuramente per vincere quest'anno bisogna vincere contro le più forti e Scandicci è una di queste, ma penso che anche noi possiamo metterci nella lista delle favorite senza sopravvalutarci, quindi dobbiamo vincere contro tutti per vincere quest'anno. È stata un'estate in chiaro scuro, la tua, con la maglia della nazionale, prima un'escalation fino all'argento, al Grand Prix e poi un europeo in cui forse speravate in qualcosa in più. Sì, diciamo che l'europeo non dobbiamo trovare alibi, però siamo state davvero sfortunate e comunque questo incide, vuoi non vuoi. Io penso che non bisogna buttare via quello che comunque abbiamo fatto prima, perché abbiamo fatto davvero un'impresa tra virgolette, perché penso che non arrivava da almeno 7 anni una medaglia per l'Italia, quindi abbiamo fatto davvero una grande cosa e non va tutta sfumata con un europeo non andato benissimo, ecco. Caterina, ieri sabato il primo torneo, la prova generale per il campionato, come ti sei trovata dopo pochi giorni? Ma io ho iniziato ad allenarmi solo giovedì, quindi sono ancora un po' in fase di rodaggio con tutta la squadra, comunque con la Franci la palla c'è, però dobbiamo ritrovarla, dobbiamo trovare dei meccanismi in seconda linea, quindi ancora siamo un po' a lavori in corso, però c'era un bellissimo clima in campo e speriamo sia di buon auspicio.